Grazie Presidente. Intervengo su quest'ordine del giorno perché mi preme dire che questa amministrazione in questi anni ha fatto tutto quanto era possibile e immaginabile nelle sue, diciamo, con gli strumenti a propria disposizione per rispondere alle esigenze dei cittadini che devono affrancare le proprie abitazioni. Non sono qui a ripercorrere tutte le tappe perché le abbiamo fatte insieme, sia in commissione che in aula, con svariate delibere di indirizzo e delibere attuative. Mi preme però dire che se una lentezza c'è stata da parte dell'elaborazione di queste pratiche dipende anche dal fatto che noi eravamo e siamo tuttora in attesa di un decreto attuativo da 18 mesi, forse anche di più, che quindi si è fatto aspettare non poco. Però intervengo per dare una buona notizia, perché già a luglio mi è stato comunicato che il decreto era stato inviato alla conferenza unificata Stato-Regioni per essere valutato e a settembre mi è stato altresì detto che il decreto con il 3 settembre ha avuto anche il parere favorevole del Consiglio di Stato, quindi ora manca esclusivamente il passaggio in Consiglio dei Ministri per poter vedere finalmente uscire questo decreto attuativo. Spero quindi manchi davvero pochissimo, penso addirittura poche settimane per avere questo decreto. Perché ho dato questa notizia e perché appunto sono intervenuta? Perché è vero che il Comune aveva tanto da fare e credo che quello che era nelle sue possibilità lo abbia fatto. Tra l'altro l'ultima delibera prevede anche una novazione proprio delle procedure che consentirà anche a chi deve affrancare di farlo autonomamente, potendo farsi da solo il calcolo, così come è previsto dalle delibere che abbiamo attuato. Però, e qui vedo l'assessore Lemmetti che ovviamente ne sa qualcosa, se noi avessimo fatto tantissime pratiche con i calcoli previsti dalla nostra delibera in questi 18 mesi, oggi, non so, il decreto potrebbe prevedere un calcolo diverso che porterebbe il Comune a dover restituire tantissimi soldi ai cittadini qualora questo decreto prevedesse una formula da cui esce un calcolo inferiore o più basso rispetto alla nostra delibera. Quindi io ringrazio gli uffici che comunque in questi mesi non si sono fermati e lo hanno fatto anche sulla base di una nostra mozione, che non ricordo se è stata approvata anche dalle forze di opposizione, ma comunque noi come Aula ci siamo anche impegnati per chiedere agli uffici che non si fermassero anche se non c'era questo decreto attuativo. Quindi mi correva l'obbligo intervenire anche per dire che forse siamo addirittura d'arrivo e con il decreto mi auguro che veramente, anche giovando delle nuove procedure più snelle che consentiranno ai cittadini di fare il calcolo da soli, finalmente potremo uscire da questo imbuto, da questo collo di bottiglia che si è venuto a creare per una serie infinita di ragioni che abbiamo più volte esaminato anche con la commissione urbanistica. Quindi diciamo che sull'ordine del giorno, pur condividendone lo spirito, mi sento di dire che noi non lo possiamo accogliere proprio perché chiede qualcosa che di fatto già è stato fatto, che comunque non dipende esclusivamente dal Comune. Grazie.